presentato Lazio International, il piano di iniziative per l'internazionalizzazione delle imprese laziali, ideato e promosso dalla Regione Lazio. Con un budget di 7,6 milioni di euro, l'obiettivo è quello di rafforzare la competitività del Lazio nel mondo e promuovere il Made in Italy. Per far ciò sono stati elaborati due bandi, il primo di 5 milioni di euro è finalizzato a sostenere le iniziative di internazionalizzazione presentate direttamente dalle imprese del Lazio in forma aggregata. Il secondo, con 2,2 milioni di euro, interesserà invece il sistema camerale e le associazioni di categoria che si vorranno fare promotrici di percorsi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. I bandi saranno diffusi e promossi grazie ad un calendario di appuntamenti con esperti di Sviluppo Lazio che saranno a disposizione delle piccole e medie imprese. Inoltre la Regione si è impegnata a sostenere con 200.000 euro il primo Vino Forum Trade e altri 200.000 euro invece saranno impiegati per attivare i primi master per l'internazionalizzazione delle imprese attraverso la formazione di nuovi manager competenti. I commenti del direttore CNA Roma Lorenzo Tagliavanti e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. In mezzo a tante cattive notizie c'è una buona notizia. Per la prima volta i piccoli e medi imprenditori del Lazio guardano all'export, ai mercati fuori dall'Italia, come ad una concreta opportunità per poter creare fatturati e difendere le proprie unità produttive. Ovviamente il piccolo imprenditore da solo ha maggiori difficoltà ad aggredire questi mercati, deve essere accompagnato da politiche coerenti che possano aprire delle porte. Per questo è importante che strutture importanti come la Regione Lazio, che ha delle responsabilità di indicare dal punto di vista economico lo sviluppo futuro dei prossimi anni, crei iniziative, risorse, progetti a favore delle piccole e medie imprese che vogliono internazionalizzarsi. Un anno fa Lazio aveva 0 centesimi su questo importante pezzo dell'aiuto alle imprese. Oggi con diversi bandi mettiamo milioni di euro per aiutare le piccole e medie imprese del Lazio a essere più forti nel mondo. E la cosa più bella è che le imprese hanno risposto e stiamo vincendo la scommessa di dimostrare che lo Stato innovatore può esistere. Solo un anno fa, un anno e mezzo fa, questa era la regione un po' Cenerentola d'Italia, simbolo del malaffare e della distanza dalla vita. Oggi vedere la Regione Lazio piena di persone che producono ricchezza è davvero il modo migliore di aprire questo anno politico. Grazie.